E se tra gli scaffali di un negozio dovessi vedere questo DVD, guardo appunto i contenuti speciali anche, no? E quindi mi viene da chiederti, Rosalba, contenuti speciali, a parte le interviste con il regista e i protagonisti, lo Stone Circle di Dreamland, ecco cosa c'è, e poi il videoclip live dell'Upgrall, il trailer sappiamo invece perché lo abbiamo visto nella presentazione del film. Sì, il videoclip è un regalo che abbiamo voluto fare al nostro pubblico perché è un live girato da Stefano, quindi è così un elemento che sicuramente il nostro pubblico apprezzerà anche perché è un inedito. No, è stato in più occasioni, abbiamo girato diversi concerti e c'è un brano assolutamente inedito che penso che possa interessare. Sullo Stone Circle io farei parlare Giancarlo perché lui racconta che cos'è questo Stone Circle e anche questo è un regalo che facciamo al pubblico. Sì, uniamo praticamente uno degli elementi abbastanza determinanti che compaiono nel film, perché il film inizia da questo Stone Circle e finisce questo Stone Circle, come se chiudesse proprio un ciclo di vicende, che però si riuniscono in questo aspetto, questo elemento arcaico che ha una posizione eterna nello spazio e nel tempo. Ma questo Stone Circle è semplicemente è stata un'iniziativa dell'Upgrad che ha voluto praticamente dar vita in un momento in cui praticamente la cultura celtica viene cancellata dalla storia o comunque viene misconosciuta, si è voluto proprio dar vita a un'altra opera che ricordasse la cultura dei Celti. Tant'è che abbiamo avuto l'opposizione da parte anche di cosiddetti archeologi ufficiali, i quali hanno detto sì, ma se fra 5.000 anni troveranno questo Stone Circle qui, cosa diranno? Che l'hanno fatto i Celti? E io gli ho risposto sì, noi siamo i Celti nello spirito e nell'anima, quindi l'hanno costruito dei Celti. È stato senza parole, questa è stata una bella soddisfazione. Comunque è un'opera di tipo archeoastronomica, nel senso che consente di calcolare le stagioni, di calcolare le ore del giorno, e consente di calcolare tutto quello che facevano praticamente gli antichi Celti. Rosalba, il film è stato presentato all'ONU, dicevamo, a New York. Ci racconti un pochettino come è stato apprezzato o meno? Sì, è stato un momento veramente molto emozionante perché eravamo all'ONU per il più grande forum dei popoli indigeni di tutto il pianeta. Quest'anno in particolare era un'assemblea vastissima con 3.300 delegati da tutto il mondo, delegati di tutte le etnie, di tutte le tribù native, di tutti i continenti. E questo film, presentarlo all'ONU, per noi era anche un grosso test perché in pratica lo presentavamo a coloro a cui ci rivolgevamo, nel senso che molti di loro hanno partecipato al film, molti di loro erano protagonisti perché sono stati intervistati e compaiono nel film personaggi appunto tipo nativi americani, responsabili, delegati di tutte le tribù del mondo. Era un grosso test perché abbiamo pensato come verrà accolto questo nostro lavoro che abbiamo fatto in fondo per dare voce a loro. È stato accolto benissimo, è stato accolto con grande entusiasmo, con commozione e quindi questo step che abbiamo affrontato lo scorso aprile per noi è stato forse la prova più importante. Il 18 dicembre invece c'è un appuntamento live finalmente del Laboratorio Musicale del Graal che ritorna il concerto, vero? Quello che riesce meglio a fare, la musica, no? Anche perché poi il film comunque è molto musicale. Ecco, il 18 dicembre cosa accadrà? Ci saranno delle novità anche musicalmente? 18 dicembre intanto siamo a casa dei nostri distributori dell'Hervin che sono qui presenti e voglio salutare perché in fondo è grazie a loro se tutto questo è stato possibile, ci hanno incoraggiato, ci hanno dato fiducia e saremo a casa loro nel senso che saremo al Cinema Empire. Presenteremo degli inediti, sì, presenteremo delle canzoni inedite dai nostri prossimi due CD perché stiamo lavorando su due CD. Che presenteremo da gennaio in poi, quindi sarà un'occasione per presentare il DVD, ma anche dei brani assolutamente inediti. Una domanda d'obbligo invece al regista, ma ci potrà essere Shan 2?
Beh, bisognerà aspettare altri 10 anni. Ma perché no, non c'è anche così imprevedibile che non si può dire, magari può essere davvero un qualcosa che è una conseguenza vera, nel senso quello che ha creato Shang, quelle reazioni che ha creato, magari davvero portano a un'altra cosa di questo tipo, anche perché davvero anche la proiezione dell'ONU sono tutti passi che non sono cose piccole, nel senso che da quando siamo partiti dall'idea di fare una cosa di questo tipo a tutto quello che ha ottenuto, ha camminato parecchio quest'idea ed è andata sicuramente oltre quello che ci si poteva aspettare. Prima di questo film ci sono stati 2 spettacoli teatrali, magari, e di nuovo un intervallo giusto, quello teatrale, che ci permette di riordinare le idee e magari trovare stimoli nuovi, per quanto Shang abbia già aperto una lista di stimoli non indifferente, però... non so se tu mi continui a decidere, come ogni cosa sarà usata contro di me. Senti Rosalba, invece musicalmente c'è stato anche un'esperienza importante in Bretagna, sia da parte tua che di Giancarlo che degli altri componenti del Lab Graal, incontrando appunto un fior di musicista, un collaboratore di Peter Gabriel e Sinéad O'Connor. Ci puoi raccontare anche questa esperienza, sia te che Giancarlo? Perché so che Giancarlo poi c'è anche una novità editoriale, c'è un libro che sta per uscire, la storia del flauto, sia a livello spirituale che musicale. Sì, praticamente è stato un po' un ritorno in Bretagna, perché in Bretagna, anzi nella foresta di Brocéliande, c'è stato un inizio molti anni fa mio di Rosalba, dove praticamente la mia passione per flauto è stata convogliata su quella che poi possiamo chiamare la Nassinaro, musica del vuoto, una musica sciamanica usata dai druidi di Bretagna e anche oltre. E Rosalba, per l'impostazione della sua voce in tonalità più sciamanica, eccetera, eccetera. E il ritorno è stato, diciamo, per parte mia, non penso anche per parte di Rosalba, comunque parlo per me, è stato un ritornare praticamente un antico fuoco. E questo mi ha portato all'idea appunto di scrivere un libro che praticamente in parte è la storia di uno strumento, e in parte su questa storia di questo strumento si innesta è tutto un discorso storico anche relativo ai Celti, relativo anche ai miti, relativo da Fetonte alla città del Mar Nero, eccetera, eccetera. La cosa più interessante che risulta dalla storia invece dello strumento, come lo strumento simbolo antichissimo, ci sono tracce di strumenti antichi risalenti a 60.000 anni fa, questo strumento praticamente, soprattutto quello orizzontale, il flauto orizzontale, nel tempo si è cercato addirittura di toglierlo di mezzo, perché era uno strumento che sottolineava la musica celtica, per cui addirittura c'è stata l'introduzione del flauto traverso, quindi un figlio diciamo illegittimo della fantasia dei regnanti dell'epoca, che evidentemente qui siamo in epoca barocca, ci hanno cercato di... niente, è un libro che trovo molto, molto interessante. C'è anche la tua presentazione, tra l'altro, una presentazione molto bella, molto, come dire, sognante, che non mi meritavo, ma ti ringrazio, vabbè, comunque. Beh, è veramente un trip, sarà da leggere anche quell'introduzione oltre al libro. Sì, per quanto riguarda questo viaggio in Bretagna, diciamo che è stato un momento molto importante per noi, perché eravamo lì per un grande incontro di esponenti del druidismo di tutta Europa, e questo proprio nella foresta di Brocéliande, quindi un posto che per noi ha rappresentato molto. È stata anche occasione di incontro con moltissimi artisti, perché molti di loro erano appunto degli artisti, e uno di questi era Nirdin, un artista internazionale con il quale stiamo progettando molte cose, tra cui uno spettacolo teatrale che ovviamente con la regia di Stefano, che è lì che sta per uscire.
Visto che ci siamo, parliamo di questo spettacolo teatrale. Ha un titolo? No, assolutamente non si può dire niente su questo. Per carità, non bisogna far trapelare nessuna notizia. Sì, sì. Vedrete le locandine quando sarà giunto il tempo. Io ringrazio i partecipanti. Rosalba, vuoi concludere? Come giusto che sia. Beh, questa avventura che chiamiamo Shan è iniziata molto tempo fa e questo film gli ha dato un corpo, gli ha dato voce, gli ha dato immagini. Io ringrazio Stefano perché è stato veramente una grande magia fare questa cosa insieme. Stefano, beh, io lo conosco da molto tempo, ma ogni volta mi stupisce per le intuizioni che ha, non solo come regista, ma proprio le intuizioni e il saper focalizzare quello che è la nostra anima, forse la persona che è riuscita a farlo di più in tutti questi anni. Beh, sì, diciamo che questo film è iniziato tanto tempo fa, ma non ha nessuna intenzione di smettere, perché prima si parlava di Shang 2, no? In realtà ci sono signori della Rai che stanno proponendo, suggeriscono addirittura un serial, e quindi chissà, può essere che ci siano degli ulteriori sviluppi più approfonditi, più specifici, più avventurosi in questo caso. Comunque siamo stati dei bravi attori, no? Ancora, darvi appuntamento al 18 dicembre col concerto del Laboratorio Musicale del Graal. In più dico che questo DVD può essere anche un bel regalo di Natale, per far pensare proprio a Natale a persone che forse stanno non tanto bene rispetto a noi, ecco. Noi abbiamo la nostra terra, che bene o male, altre invece la terra gliela tolgono sotto i piedi. Grazie a tutti.